si erano dati appuntamento in 200 questo pomeriggio nel parco di Villa Fabris a Thiene, tutti adolescenti, sia maschi che femmine, tra i 15 e i 18 anni, provenienti da tutto l'Alto Vicentino e da Vicenza e l'Interland, con l'obiettivo di regolare i conti fra gang. Questa almeno è la ricostruzione della polizia locale nord-est vicentino, intervenuta in forze prima che scoppiasse una maxi rissa di tutti contro tutti. Ad allertare gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini è stato intorno alle 15.45 l'assessore Alberto Samperi, preoccupato quando ha visto il maxi raduno di giovanissimi con pessime intenzioni. L'intervento della polizia locale ha però evitato che la rissa avvenisse in un tutti contro tutti già visto altrove. Sul posto sono state così fatte confluire ben 6 pattuglie, 3 da Thiene, una da Schio, una da Rosà e una da Sandrigo. Fra giovani si è scatenato un fuggi-fuggi generale sotto gli occhi dei passanti, una trentina di giovanissimi che sono stati identificati. Non è stata elevata alcuna multa perché tutti erano muniti di mascherina quando sono stati fermati. Sui social sono comparsi numerosi video del raduno. La maggior parte dei ragazzi sarebbero stati da Schio e da Vicenza, compreso il rientro a casa in treno.